buongiorno no, no, e bentornati no. nel bianconiglio oggi per fortuna sembrerebbe tutto a posto quindi siamo qui sia io che la carolina tutto bene certo sì 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 grazie oggi siamo tornati prepotentemente negli anni dell'attualità per cui non esatto. ho dovuto rimosinare nulla oggi si può... non senza sforzi non senza sforzi <ride> e, eh, ovviamente e, e quindi cerchiamo di mandare avanti tutto per il mio certo. oggi abbiamo tra l'altro veramente un super super ospite eh, quello che eh, vorrei dire prima di, di iniziare come al solito è ringraziare tutti i nuovi certo. iscritti al canale quindi se non sapete cosa fare guarda sono tre cose iscrivetevi al canale mettete like <ride> condividete con tutti gli amici esatto. e magari lasciateci anche un commento che siete certo. sempre... già adesso in chat sia in successivamente se vedete il video Avanti. Libri anche da suggerire, argomenti. Diciamo suggerimenti, qua. certo, certo anche, le, anche quello che sono eventualmente critiche a noi fanno molto piacere perché ci aiutano a, a sistemare un po', un po' di cose. Assolutamente. Allora andiamo, andiamo, perché oggi sicuramente. Non meglio. perdiamo tempo! <ride> non perdiamo tempo. Allora, vi presento il super ospite di oggi, che è veramente super. Nasce e abita a Firenze, dove si è laureato e in seguito ha conseguito il diploma di specializzazione post laurea in discipline storiche. Docente, ricercatore, scrittore e giornalista, pubblicista, iscritto all'albo professionale della Toscana, ha collaborato con vari periodici, tra i quali Argomenti Storici, L'Universo, Il Pensiero Politico, Viva Piazza, Era, Delta, Officine, L'Opinione, Cronaca Medievale, Archeo Misteri, Iside, Minas, Tirite, ce ne sono tantissime, Vie della Tradizione e per Sapienza, ad Astra studioso poliedrico, si è interessato di vari argomenti che, hanno, eh, che vanno dalla simbologia alle tradizioni popolari, dalla storia alla mitologia e ciò cioè gli ha consentito di pubblicare oltre 50 volumi che poi metteremo chiaramente in descrizione, tra i quali, tra i più recenti, ricordiamo De eh, Turribus Tenebrarum, L'Enigma delle Torri Maledette, Il Vento e la Cetra, Covid ed Esoterismo, La Porta d'Avorio, La Globalizzazione all'Ombra del Kali Yuga, che ho proprio qui, Uh, L'intervista a Luigi Prunetti con Francesco Guida, Eva e l'Altare, Storie di donne e di eresie, Le undici unghie del diavolo, Qui Contranos la massoneria nell'impresa fiumana di D'Annunzio, e, e poi molti, molti altri. Mamma <ride> magari... mia, uno più bello dell'altro! Veramente. Eh sì, veramente uno più bello dell'altro. Uh, vanta numerosi riconoscimenti e premi letterari sia in Italia che all'estero, tra i quali vari attestati accademici. Allora, se volete un consiglio spassionato. Mettetevi comodi, accendete il caminetto anche se state vedendo questa live, eh, la registrazione della live ad agosto. Per noi milanesi c'è anche la versione più comoda con il telecomando perché no, sennò non siamo capaci. <ride> perché è solo in questo modo, mettendovi proprio comodi, che riuscite a gustarvi al meglio i racconti del nostro super ospite. Che ora faccio entrare. Eccolo qui, Luigi. Prunetti. Buongiorno Luigi, buongiorno, buongiorno. buongiorno Carolina, buongiorno, buongiorno Veronica. Grazie, grazie davvero di essere qui, perché insomma, noi lo sappiamo benissimo che tu sei abituato a ben altri luoghi, ben altri microfoni e anche ben altre attrezzature tecniche. Però, <ride> ha voluto essere qui con noi, forse si vede che nella del bianconiglio in fondo un pochino si sta bene. Eh. Magari Passive. forse sicuramente, sicuramente. <ride> e sappiamo che hai portato i mazzi di chiavi per aprire tutte le porte in fondo alla Tana per entrare proprio nel paese delle meraviglie mm. e oggi ci porti? vi porto in un paese delle curiosità più che altro perché quando visitiamo una città cosa vediamo? vediamo i monumenti più importanti nel poco tempo che c'è ci sono tanti dettagli che ci sfuggono ma questi dettagli ci svelano un'altra storia, altre tradizioni, leggende tantissime che la tradizione popolare ha costruito durante il corso della storia, che esiste una storia Maiuscola, esiste una storia minore invece, però piena di sorprese. Noi attraverso un brevissimo giro, proprio due piazze, due strade, niente di più, guarderemo di eh, entrare in questo ambiente così particolare. E allora io ho iniziato subito con le nostre slide e possiamo. Magari subito alla prima, ecco qui, magari la cerchiamo di ingrandire un po'. Sì, 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 sì. sì. l'itinerario. Sì, questo è l'itinerario che noi faremo in pratica. Noi partiremo dal piazzale degli Uffizi e eh, dopodiché eh, sosteremo per poco tempo in piazza della, della signoria. Dopodiché prenderemo la via più elegante, più famosa di Firenze, via Calzaioli, arriveremo in piazza del Duomo, gireremo intorno al Duomo tenendo la parte destra e non la parte sinistra, dopodiché faremo un piccolo tratto. Di via Cerretani, via Panzani, le due strade, una collegata all'altra, che portano in piazza della stazione. Ma in piazza della stazione non ci arriveremo mai perché ci fermeremo a metà, e lì terminerà il nostro giro alla ricerca di storie dimenticate, e di leggende oltremodo interessanti, affascinanti e delle volte anche un po' tracolente il nostro giro di oggi, perché poi mi hai promesso che verrai altre 157 volte certo, ehm... certo, certo sicuramente ormai fatto, di me. Ecco. eccoci okay. qua e cominciamo il nostro giro con un'immagine di Cosimo I dei Medici. Di Cosimi ce ne sono diversi nella storia fiorentina, uno dei più famosi è in pratica il nonno di Lorenzo il Magnifico, Cosimo il Vecchio. Questo invece è Cosimo I, colui che è chiamato il padre della patria perché fondò in pratica il Ducato di Toscana. Suo figlio Francesco fu riconosciuto come Granduca di Toscana, lui come Duca. Cioè trasformò un potere reale ma non riconosciuto in un potere invece dinastico. Creò il Granducato, creò lo Stato regionale e naturalmente per avere uno Stato forte, potente, bisognava che fosse anche ben organizzato. E la prima cosa che fece fu di riunire tutte le magistrature, tutto l'apparato burocratico in un unico enorme edificio di uffizi. Guardiamolo un po'. Ecco, questo è il piazzale degli uffizi dove Cosimo mise praticamente insieme e eh, unificò tutto il suo sistema di organizzazione e di potere. Ma cosa c'era prima degli uffizi? Eh, da cosa era occupata questa parte della città? Questa parte della città era uno dei quartieri più obsoleti, più fatiscenti che vi fosse e che andava dalla chiesa di San Pietro a Scheraggio alla chiesa invece di Santo Stefano in Ponte. Questo quartiere era chiamato la Baldraccia. Ora noi per Baldracca cosa si intende? Si intende una donna dedita a una professione antica ma non onorevole. In realtà il nome Baldracca derivava da Baghdad, cioè era una eh, zona piena di vicoli strettissimi, di sottarchi, di piazzette minuscole e... Che eh, ricordava ai viaggiatori una delle più grandi metropoli dell'Oriente, Baghdad, con i suoi souk, con i suoi vicoli strettissimi. E da qui il nome Baldracca. Poi, dato eh, chi eh, abitava questo posto, il nome si trasferì anche agli abitanti, ma in realtà in un primo momento indicava proprio questa cosa che ricordava le zone dei bazar dei suc eh, delle città delle grandi città di, del Vicino Oriente, quello che noi sbagliando si chiama Meglio Oriente. Andiamo pure avanti. Ecco. Questa è un'altra visione del piazzale degli, degli, degli uffizi che fu progettato da Giorgio Pasari. Poi Giorgio Pasari naturalmente era anziano. I lavori proseguirono con il Buontalenti che fu l'architetto di riferimento del figlio di Cosimo, Francesco dei Medici, che fu il secondo duca della Toscana e il primo granduca di Toscana. Proseguiamo. Ecco, vi ho parlato del fatto che la Baldracca si stendesse fra due chiese. La chiesa di San Stefano in Ponte è sparita della chiesa invece di San Pietro a Scheraggio è rimasto una documentazione su una parete edifici, dell'edificio degli Uffizi che dà in via della Ninna che siamo di fronte al fianco di Palazzo Vecchio è rimasto praticamente questa tua testimonianza, ma altra parte della testimonianza sono all'interno degli Uffizi. Eh, questa era una chiesa antichissima di Firenze, una delle più antiche, addirittura si pensa che sia stata costruita intorno al 1068, una chiesa romanica. Eh, piano piano fu, diciamo, mh, diminuita nella volumetria per la costruzione del Palazzo Vecchio e poi fu eliminata per la costruzione degli Uffizi. Cosa aveva di particolare? questa chiesa perché ne fu lasciato testimonianza anche perché in questa chiesa nel medioevo si riunivano le magistrature della città non c'era un palazzo della signoria non c'era un palazzo ci si riuniva nelle eh, chiese e ci si riuniva anche in delle torri particolari a seconda il momento e questa chiesa diventò famosa perché qui o però parlò Dante come politico. Dante ebbe una vita politica molto breve perché inizia la sua vita politica nel 1295, termina nel 1301. Però durante questo periodo di tempo ricoprì varie, te varie eh, magistrature, fu fra l'altro nel Consiglio dei Cento e poi diventò anche. Priore delle arti per un brevissimo periodo, perché la magistratura era una, una magistratura molto breve. E qui, all'interno di quella che era San il e Scheraggio, egli parlò, mostrò la propria eloquenza e, e la propria idea politica. Lui era un guelfo bianco e dunque aveva un indirizzo politico ben preciso su quella che doveva essere la politica interna e più che altro la politica esterna eh, del, eh, del comune eh, di Firenze. Proseguiamo ancora e vediamo una porta. Questa è la cosiddetta porta delle suppliche, che porta sempre agli uffizi. Progettata, voluta, fatta dal Buontalenti. Notate una cosa strana. La cosa strana è l'arco. Ma l'arco è all'incontrario, perché l'arco serve praticamente a eh, far sì che la spinta, che la forza, vada, eh, si scarichi sui muri portanti. Questa no, è all'incontrario, no? Ha una funzione contraria. Cosa vuol dimostrare? Qual è la simbologia di questo strano arco spezzato e messo al contrario? Vuol dimostrare che il principe può tutto è sopra a qualunque legge, anche alle leggi dello, 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 della statica. Il principe può portare il paradiso, l'inferno a chiunque, a qualunque eh, suddito. Il suo potere è illimitato. Questa porta può rappresentare proprio la potenza del... Principe, dunque ha un valore assolutamente simbolico. Non a caso, questa porta si chiama Porta delle Suppliche perché qui vi era una cazzetta e i sudditi disperati si raccomandavano al loro Signore che poteva tutto. Buontalenti, come eh, vi ho già detto, fu il principale architetto di Francesco de' Medici, secondo Signore di Firenze. Persona particolarissima, principe alchimista, perché lui era fissato con l'alchimia, eh, aveva un laboratorio alchemico all'interno di Palazzo Vecchio. Poi, dati cattivi odori che si emanava, la pericolosità dell'incendio, questo laboratorio alchemico fu trasportato. Lontano, nel cosiddetto casino di San Marco, sempre progettato dal Buon Talenti, dove lui creava medicine, panacee, che servivano per curare qualunque male che poi le regalava ai principi, essenze odorose, eccetera. Con le sue, i suoi medicinali cercò anche di curare la moglie, che la prima moglie, la seconda sarà Bianca Cappello, la prima moglie che naturalmente morì subito. Era ammalata di febbre porperali che sarebbe morta lo stesso, ma probabilmente quei laftovari, quelle medicine servirono a abbreviarle l'agonia. E basta. Andiamo oltre, Palazzo della Signoria. Ecco, Palazzo della Signoria. Fu costruito a partire dal 1299. La costruzione durò almeno 15-20 anni prima che fosse a posto. Eh, fu costruito sulle fondamenta di precedenti edifici, soprattutto la cosiddetta torre del Norfo, che vedete non è centrale, è spostata. Eh, fu costruita lì perché furono adoperate le fondamenta di una torre precedente. Appartenuta alla consorteria degli Uberti, famiglia ghibellina che alla fine fu cacciata da Firenze. E eh, però la torre era così potente che fu adoperata giustamente per risparmiare da Arnolfo. Questa torre, eh, che apparteneva agli Uberti, era così mal vista dai Guelfi e così. Eh, e incuteva così paura che si diceva la torre si chiamava la torre della vacca quando la vacca mucchia Fiorenza trema tanto era la famiglia l'importanza di questa famiglia fu costruito dunque eh, pala questo palazzo destinato ad ospitare in un primo momento la principale magistratura della città del comune la magistratura che aveva il potere esecutivo, i cosiddetti priori delle arti. Ma andiamo avanti. Ecco, questa è la prima immagine, eh, l'immagine più antica forse di Palazzo Vecchio. Vedete che eh, ha un, delle caratteristiche diverse, strutturate in maniera diversa, c'è un antiforta per renderlo più oh, difendibile. Questo affresco, perché si tratta di un affresco staccato, ha una strana storia. Si trovava nel Carcere delle Stinche. Firenze fu la prima città che si dotò di un edificio finalizzato ad essere carcere. Fu la prima città che costruì un vero e proprio carcere. Detto Carcere delle Stinche perché i primi ad essere imprigionati furono dei cavalcanti. Che avevano resistito nel castello delle Stinche, per questo il nome del castello che fu conquistato e, e praticamente i difensori imprigionati nel carcere inaugurarono il carcere, fu chiamato delle Stinche. Questo carcere fu dismesso nell'Ottocento, dove a stabilimento carcerario fu praticamente. Eh, ne fu trovato un altro, eh, un ex convento, il convento delle murate. Il carcere delle stinche, dunque, fu demolito, ma fu acquistato da un privato, un certo Pagliano, la cui storia è singolare. Pagliano era un napoletano e, e aveva il desiderio, era un cantante lirico. Venne a Firenze dove cantò più volte, tutte le volte fu sonoramente fischiato eh, fu una tragedia per lui, tant'è vero si dice che pensasse anche al suicidio poi pensò bene di non suicidarsi andò in Francia e inventò uno sciroppo, lo sciroppo pagliano che guariva da tutte le malattie no? fece soldi, diventò ricchissimo e si prese una rivincita ormai era troppo anziano per cantare diventò impresario teatrale Comprò il carcere delle Stinche, lo trasformò, lo, lo, lo demolì e ne fece un teatro, il Teatro Pagliano. All'interno di questo, che ora si chiama Teatro Verdi, esiste sempre, è stato rifatto, però è uno dei principali teatri fiorentini. Dentro il Teatro Pagliano trovò questo strano affresco che lo staccò, lo regalò praticamente al comune di Firenze e si trova all'interno di Palazzo Vecchio. È un affresco singolare perché oltre a, a, a diciamo, raffigurare Palazzo Vecchio com'era, eh, l'affresco è attribuito a Nardo Dicione, detto l'Orcagna, ma l'attribuzione non è certa. Eh, che soggetto rappresenta? secondo alcuni rappresenta la cacciata del duca d'Atene che fu un tiranno per 11 mesi di Firenze, un, un tiranno guardate bene che i fiorentini si erano dati da soli, no? Perché siccome non facevano altro che leticare e ammazzarsi del, uno con l'altro cercavano poi qualcuno che li mettesse tutti d'accordo, che trovarono questo poi scoprirono che questo era un tiranno, che lo buttarono fuori in pratica, rappresenterebbe la cacciata del duca d'Atene. Ma c'è uno studioso singolare, Giulio Cesare Lenzi Orlandi Cardini, che dice che questo affresco invece rappresenterebbe la fine dell'ordine dei templari a Firenze, perché Firenze fu sede di un processo contro i templari. Perché lo dice? Voi vedete Sant'Anna, che è questa figura centrale, che è rivolta verso dei cavalieri inginocchiati, Sant'Anna che benedice praticamente l'esercito fiorentino. Poi c'è il Palazzo della Signoria che rappresenta il potere, e poi c'è uno strano personaggio che eh, è in posizione di difesa. No? Ed è vestito alla francese. Ora la foto si vede molto male perché è ripresa da un libro. L'affresco è, è difficilmente visitabile. Ha in mano qualcosa, ha in mano un busto barbuto che ricorda molto il Bafomet dei templari. A terra c'è una bilancia spezzata, c'è una spada spezzata simbolo dell'onore che se n'è andato, c'è un libro chiuso che rappresenta che cosa? Una storia finita e sopra la figura che protegge praticamente questa statuetta c'è un angelo in eh, atteggiamento minaccioso che ha in mano una colonnina e in mano uno staffile, una frusta e che praticamente caccia questo personaggio. Appunto, secondo lo studioso che vi ho prima ricordato, questo, in realtà, questo affresco rappresenterebbe la fine dell'ordine templare. Andiamo avanti. Oh, un'altra cosa che eh, bisogna eh, che si trova... In Piazza della Signoria, ma che pochi vedono perché è per terra, è questa lapide, questa lapide che è, è stata fatta mettere nell'ottocento da Pasquale Villari, un celeberrimo eh, studioso storico, nel punto dove fu bruciato eh, Gerolamo Savonarola. Allora. Chi era Girolamo Savonarola? Gerolamo Savonarola praticamente agisce dopo la cacciata dei medici di Pietro il Valaglorioso, Pietro lo Sfortunato, Piero lo Sfortunato, come lo volete chiamare, il figlio di Lorenzo che si trovò a affrontare un problema difficilmente risolvibile, cioè la calata di Carlo VIII in eh, Toscana e eh, il suo passaggio da Firenze e in pratica il dominio mediceo finì e subentrò la Repubblica che fu molto condizionata da Sabonarola che era un moralizzatore nei tempi eh, voleva ritornare a una dimensione più religiosa ormai eh, mh, e, diciamo la cultura si era profondamente laicizzata. Vi erano interessi per l'antichità notevole I quadri spesso e volentieri erano non più di soggetto religioso, ma eh, di soggetto classico, mitologico, eccetera. Lui voleva riportare alla fede, alla fede vera e naturalmente a un regime che non fosse un regime oligarchico, nobiliare, tirannico, ma repubblicano, ispirandosi alla più importante eh, potenza italiana che aveva trovato un proprio sistema politico di equilibrio, Venezia, dove in pratica il doge era sì un regnante, ma elettivo. E dove il potere era dato a un gran Consiglio. E per questo Savonarola fece costruire all'interno di Palazzo Vecchio il famoso Salone dei Cinquecento per riunire il Gran Consiglio. Però, naturalmente, si fece un sacco di nemici. A cominciare dalla Chiesa stessa, che era un tantino corrotta. Soprattutto con Papa Alessandro VI, Papa Borgia, sapete tutto su Borgia, il quale naturalmente lui dava staffilate anche nei confronti della Chiesa e fu scomunicato. Badate bene, sembra che la scomunica, fra l'altro, fosse fasulla, perché in realtà quella scomunica sarebbe stato un falso. Scritta dall'arcivescovo di Perugia su istigazione del figlio di eh, Alessandro, eh, su, di, di, sul figlio di Alessandro Borgia, Cesare Borgia, il famoso Valentino, quale l'avrebbe spinto l'arcivescovo a fare questa falsa bolla di scomunica. Fatto sta che la bolla a Firenze arrivò e i nemici interni di Savonarola che era un domenicano erano soprattutto i francescani di Santa Croce e si arrivò ad un punto in cui un celebre predicatore anche lui francescano Francesco da Puglia sfidò Savonarola a un auto de fé, a una prova di Dio i campioni di Del Francescano e i campioni di Savonarola sarebbero dovuti passare attraverso un ronco. Uh, Francesco da Puglia sfida così. Savonarola dice: Io so bene. Che attraversando questo rogo sarò bruciato, ma sarò, verrò bruciato volentieri se questo servirà a cacciare questo frate ipocrita che sta rovinando la città. I domenicani accettarono la sfida, anche se Savonarola non era d'accordo di ritornare a quest'atto di carattere medievale. Però la sfida non ci fu mai, fu organizzata una grande, eh, delle grandi cataste di legna, eh, l'una accanto all'altra con dell'olio sopra perché bruciassero bene, alla distanza di un braccio fiorentino l'una dall'altra, circa un metro e sessanta, e praticamente i due campioni dovevano passare in mezzo a questo corridoio di fiamme. Si raccolse in, in piazza Signoria una grandissima folla come se fosse stata una partita di calcio fi fiorentina Juventus, per che c'erano chi teneva per. Sabonarola erano chiamati i piagnoni perché si lamentavano sempre sui costumi corrotti e c'erano invece gli altri, nemici di Sabonarola, coloro che venivano chiamati gli arrabbiati, perché non potevano venire a vedere il frate. Erano divisi in due fazioni fra gli altri, i falleschi che erano per i medici e invece gli altri che erano per una oligarchia, ma sempre buttando fuori praticamente il frate. Posso fare una domanda sì. a Luigi, tornando un attimo indietro al discorso Famiglia Borgia. Eh, io ho letto qualche biografia su Lucrezia Borgia, è eh, un personaggio comunque, secondo me, affascinante al di là di tutto. Però non si riesce bene a capire quanto sia leggenda e quanto realtà, perché ci sono un po' due scuole di pensiero sul fatto che lei avesse questa propensione a insomma, avvelenare o comunque fosse un po' una dark lady, possiamo dire, piuttosto che invece una vittima. Posso chiedere la tua opinione in merito? Ma eh, su tutti questi personaggi, soprattutto sui personaggi femminili del Rinascimento, eh, c'è tanta leggenda, no? Sicuramente non fu quel mostro di perfidia che ci viene raffigurato. Fu anch'essa una vittima dei tempi, fu uno strumento dei tempi. Il matrimonio era combinato affinché si, acquisa, si acquisisse potere e il potere personale della persona della donna non era poi così tale come si pensa e come ci è stato raffigurato che eh, probabilmente eh, la sua perfidia eh, va molto diminuita se non eliminata no? eh, sulle donne di questo periodo si raccontano tantissime cose eh, Ricordo per esempio un altro personaggio imparentato con i medici e che a me piace tantissimo. Caterina Sforza. Sì, sì. Si racconta che Caterina Sforza addirittura è una donna eh, che con una volontà di ferro è diventata vedova eh, giovanissima sulle mura della città, assediata dai, e, eh, dalle truppe del Valentino, i nemici sotto le mura li mostrarono i suoi figli. No? Eh, dicendo che se non si arrendevano i suoi figli avrebbero fatto una brutta fine, Caterina, come si sarebbe comportata? Avrebbe sollevato la gonna e indicando la propria natura, avrebbe detto: Fino a che ho questa di figli, ne faccio quanto ne voglio. E così chiuse la situazione. È vero? Non è vero? No, non è vero. Però ehm, la cosa andò in maniera molto diversa attraverso dei trattati sotterranei per cui tutto in un certo qual senso si compose, però l'aspetto leggendario ha una presa maggiore rispetto alla verità storica e naturalmente questo si è affermato, ecco. Grazie. Allora, scusami, io intanto saluto e ringrazio, no, intanto vado avanti con la slide, però sì. saluto e ringrazio eh, coloro che ci stanno seguendo e scrivendo in chat e c'è solo un commento per ora eh, che, della, Claudia, della nostra Claudia che in merito a quanto ha detto prima Luigi, difficilmente visitabile come tutte le cose imbarazzanti per certa narrazione. Sì. E comunque ti ringrazio perché è molto interessante. È difficilmente visitabile anche per un altro motivo perché a Firenze di cose da vedere ce ne sono tante, troppe, oh. e praticamente il personale a disposizione è ah. limitato. Tante stanze di Palazzo Vecchio si chiudono e perché non, non c'è possibilità di farlo vedere, insomma, sì. si vedono solo con difficoltà. Ecco, io vi voglio mostrare un'altra cosa estremamente interessante che è. Eh, la fotografia, possiamo dirlo, del rogo di Savonarola e dei due frati che furono impiccati e bruciati insieme a lui. C'è un'altra un, un immagine, forse ingrandita, subito dopo. Ecco: vedete il palco no? dove viene bruciato, dove vengono bruciati i, i tre eh, frati che. È non dove c'è la lapide, ma probabilmente era dove c'è ora la cosiddetta fontana eh, della Mannati, quella del biancone. Vedete i vari personaggi. In fondo si nota pochissimo. C'è un personaggio piccolino che sembra che è Danzi, che ha un piede alzato. E qua, tu, in fondo, no? Ecco, eh, quel personaggio chi era? Era il boia. Era così contento perché il frate fosse impiccato e bruciato che fece una specie di balletto. Lui apparteneva alla fazione degli Arrabbiati, evidentemente, ma tanta gioia gli portò male. Eh il rogo del Savonarola è del 1498. Siccome faceva il boia, cinque anni più tardi fu chiamato a una esecuzione eh, capitale, no? eh, doveva praticamente eh, decollare, eh, doveva tagliare la testa a un bandieraio eh, accusato o condannato per omicidio, uno che faceva le bandiere praticamente. E la testa veniva tagliata con una mannaia, una mannaia da macellare, o non un'accetta né una spada, proprio una mannaia. E questo sbagliò il colpo per tre volte. Cercò di tagliargli la testa, ma sbagliò sempre. Così il disgraziato fu ammazzato a bastonate. Poi da un ufficiale del bargello la folla. Perché quando c'era un'esecuzione capitale era uno spettacolo: la folla era, c'era sempre una gran folla. Cosa fece? Se la rifece con il boia e lo uccise a sassate. Venne lapidato e poi il suo corpo portato in piazza della Signoria dove era stato bruciato il Savonarola. Probabilmente gli autori di questa vendetta furono quelli che erano rimasti e che erano sempre mh, di nascosto fedeli del frate. Andiamo avanti. Ecco, questa è una cosa che non si può più vedere perché c'è sempre ma non si vede più: perché questa faccina è scolpita su una bozza di pietra della facciata di Palazzo Vecchio perché non si può più vedere? Perché l'arengario, praticamente la scalinata, è stata praticamente, eh, ora eh, non, non ci si può più accedere perché ci sono, delle, hanno messo delle, delle fioriere, delle cose, proprio per, per non arrivare al, uh, 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 alla, alla pietra, perché qualcuno ci scriveva sopra o cosa di questo genere, allora lo hanno evitato, Perché ora non si vede quasi, no, è quasi possibile vederla. Allora, perché questa faccina molto curiosa, bruttina, a dire la verità? Perché è curiosa? Perché, secondo la leggenda, viene attribuita a Michelangelo, al grande Michelangelo. Voi dite, ma Michelangelo non fece una gran cosa a fare questa faccia, insomma, no? Eh sì, ma Michelangelo l'avrebbe fatta eh, non guardandola. Ma dando alla bugna di pietra le spalle, cioè lui avrebbe avuto come io porto le sigarette in tasca, lui probabilmente in tasca, in saccoccia, aveva lo scalpello e il mazzuolo e mentre parlava con gli altri, tu, 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 tu riuscì a scolpire questa faccia. C'è addirittura qualcuno che dice che questa faccia la scolpì per dimostrare quando fosse bravo, lui poteva scolpire anche senza guardare. La fece durante una grande riunione. Cioè, Michelangelo, giovane, giovanissimo, aveva scolpito il famoso David, che a tutti i fiorentini piacque immensamente. Un'opera incredibile, anche perché nessuno, tutti gli altri gli scultori diciamo più affermati si erano rifiutati di scolpirla perché era una statua enorme no? era un blocco enorme di statuario però era uno statuario pieno di difetti, pieno di taroli si diceva, cioè fessurato difficile da lavorare e lui 448 fece questa statua che a tutti piacque tantissimo dove doveva essere sistemata la statua? C'erano teorie diverse c'era chi Michelangelo la voleva mettere proprio di fronte al Palazzo della Signoria, per rappresentare la forza giovanile dello Stato, perché rappresentava la forza di un giovane che aveva debellato e vinto. Golia. Altri invece, anche famosi architetti, la volevano mettere in posti più nascosti, sotto la loggia, ad esempio dell'Orcagna, o in altri posti più nascosti. Eh, più furono interpellati i più grandi artisti del momento e ognuno espresse la propria opinione. Fra l'altro parlò un altro grande, Leonardo da Vinci, il quale disse no. È marmo tenero, si sciupa all'aperto, mettiamola al chiuso. Uh, Leonardo e Michelangelo si odiavano l'un con l'altro, non si potevano soffrire. Michelangelo allora avrebbe preso la parola e disse: Il mio David è giovane, non è vecchio come te. Ci correvano diversi anni. Michelangelo era un omino piccino, no? Mentre invece Leonardo era una persona possente, alta, fortissima, Leonardo cosa avrebbe fatto? Avrebbe trovato per terra una barra di ferro, la prese e la piegò di fronte a tutti. Oh, meraviglia! Dopodiché la gettò ai piedi di Michelangelo dicendogli, o oh, addrizzala! E Michelangelo, senza scomporsi, la riprese, la ricettò verso eh, Leonardo rispondendogli perché debba trizzare le cose che tu fai sorte e così chiuse la questione. Tutto questo naturalmente è leggenda, però è, è estremamente interessante. Purtroppo la faccina non si vede più. Andiamo avanti. Questa è via Calzaioli, una delle strade, la strada forse più famosa di Firenze, che unisce Piazza della Signoria a Piazza San Giovanni, a Piazza eh, del Duomo e, e si chiama Calzaioli perché era una strada commerciale praticamente, qui c'erano tutte le botteghe che vendevano di tutto e anche calzature, da qui via Calzaioli. Sulla eh, sinistra, eh, per chi guarda, c'è una chiesa particolare. Che Or San Michele. Già il nome Or San Michele è un nome abbastanza strano. Eh, di, eh, deriva da una contrazione di San Michele in Orto, una chiesa costruita a partire dal 1348. In origine era una loggia, poi diventò un deposito. Un magazzino per il grano, per le granaglie, e poi, dopo la cacciata del Duca D'Asene, fu trasformata in luogo sacro. Un luogo sacro che era stato adottato dalle arti, dalle varie corporazioni che c'erano a Firenze, le quali eh, ogni arte costruì sulla facciata un'edicola un con i suoi santi protettori oppure un'immagine. Sacra e c'è un'immagine sacra uh, particolare. Guardiamo un po'. Ecco questa che rappresenta i Santi Quattro Coronati, protettori, fra l'altro, di diverse arti, dei legnaioli, degli scalpellini, dei costruttori. Naturalmente ci sono tutti. Le, eh, sono rappresentati anche tutti gli strumenti di lavoro di questa arte e naturalmente questo, i, i Santi Quattro Coronati poi diventarono anche i protettori, chiamiamoli così, della massoneria moderna. No? Eh, Tant'è vero, la Gran Loggia Unita d'Inghilterra ha una loggia di ricerca che si chiama intitolata I Santi Quattro Coronati e si dice che sotto questa edicola di Nanni di Banco si riunissero nel Settecento a Firenze sorse probabilmente la prima loggia eh, massonica d'Italia i, i, i vari confratelli per confabulare per le loro riunioni i fondatori erano quasi tutti inglesi poi diciamo cooptarono anche dei locali andiamo avanti Altra edicola è la Madonna della Rosa o uh, la Madonna del Mazzolino, no? per questo mazzolino di fiori eh, che passa dal bambino alla madonna. Eh, la nicchia del 1399, cioè precedente ed è stata edificata dall'arte dei medici e degli speziali. Perché è caratteristica? Perché qui c'è una scritta che non si vede e che ricorda un episodio Ricorda praticamente un linciaggio, credo che sia l'unica città che riporti eh, la notizia di un linciaggio, linciaggio di un vecchio ebreo il quale litigando eh, fuori di testa, che litigando con dei giovani fiorentini alla fine sembra che abbia bestemmiato, questo naturalmente intervenne subito la giustizia per arrestarlo ma non fece a tempo perché praticamente una gran folla inferocita l'avrebbe linciato e ucciso, no, lo inciò e lo uccise, non lo avrebbe. E c'è una targa che ricorda diciamo, l'intolleranza e la ferocia dei tempi che eh, praticamente eh, passa attraverso tutta la storia. Andiamo avanti. Subito dopo Orsan Michele si trova un vicolo strettissimo che si chiama Vicolo dell'Onestà. Perché vicolo dell'Onestà? Guardate, ora ci hanno messo anche un, un, un cancello, no? e durante la sera e la sera lo chiudono perché si va in una piazzetta che si chiama De Tre Re, che c'era di tutto in quella piazzetta, ora viene chiusa, come se fosse quasi un, uh, un corridoio. Ecco, che lo si nota ancora meno ed è difficile notarlo perché è veramente piccolo perché si chiama dell'onestà. Perché in quel vicolo portava in una piazzetta dove c'era la sede della magistratura degli otto dell'onestà, i quali avevano il compito di vigilare sulla morale e sulla prostituzione pubblica. Sì. Perché a Firenze, in proprio nel centro storico, si formò uno dei più grandi bordelli che vi fosse in Europa. Il Gran Postribolo, in pratica, una città a Luci Rosse. Le città che più eccelle, ecce, erano eccelse in questo, erano le città commerciali: Firenze e Venezia. Molto legati a questo fatto qui, era una sorta di città lucidosse, perché in questo centro, in questo luogo centrale, praticamente eh, la trasgressione era ammessa. Non solo la prostituzione, ma anche il gioco d'azzardo che era comunissimo, soprattutto con i dadi, ma erano già diffuse anche le carte. Allora, il gioco della Zara è ricordato anche da Dante nella Divina. Commedia. Vi, erano, uh, vi erano praticamente taverne di malaffare che avevano anche dei nomi abbastanza particolari, la taverna del porco, la taverna della vacca, la taverna eh, della malvagia, sicché... No? Nomi di questo genere, qui praticamente era un porto franco, si poteva fare un pochino uh, di tutto, era popolata da giovani famelici di sesso, era popolata da anziani desiderosi di trasgressione, era uh, naturalmente frequentato da stranieri, da soldati eh, e da spie del Bargello, perché la delazione era... In pratica lo strumento indagatorio per eccellenza. Questo da sempre, gli infiltrati. Vi ricordate i promessi sposi, Renzo Tramaglino, no, che a un certo punto eh, denuncia cioè, confessa di aver partecipato senza aver fatto niente di particolare all'assalto al forno delle grucce c'è uno che è una spia che si finge amico e lo fa bere che si fa raccontare tutto e poi trova le guardie che lo vogliono arrestare no? la stessa cosa accadeva qui la prostituzione era praticamente eh, molto codificata era estremamente codificata eh, le prostitute dovevano avere un bollettino, dovevano essere registrate, pagavano una tassa come la pagavano i lenoni, i protettori. Di solito nel 400, che è il periodo apice di questa attività, eh, erano tutte straniere cioè non, non erano toscane, non, non erano nemmeno italiane, erano sempre d'oltre Alpe. Eh, le più gettonate erano quelle orientali, Zingare, Circasse, eccetera, eccetera. Poi le cose cambiarono, alla fine del Cinquecento erano tutte toscane, erano fiorentine, eccetera. Ma all'inizio era così, si voleva dimostrare che le donne locali, le donne addirittura pensionarie, erano tutto oneste, che la prostituzione apparteneva a, a persone lontanissime. La prostituzione di Stato praticamente in Toscana fu eliminata alla fine del 1700, nel 1786 eh, da Leopoldo di, di Lorena, che eh, considerandola un'attività veramente disdicevole eh, ne proibì l'uso l'uso codificato, l'uso di Stato, poi naturalmente da un, in, maniera, in maniera sotterranea continuò. La proibì in tutto il Grandocato perché in una città, a Livorno, perché Livorno era un porto e dunque a Livorno, siccome c'erano anche tanti stranieri, bisognava essere tolleranti e chiudere un occhio oh, su tutto. Gli Otto dell'Onestà, fra l'altro, eh, controllavano la, eh, la morale dei cittadini anche attraverso i tamburi. Che cos'erano dei tamburi? Erano delle urne, come quelle elettorali, che venivano messe nelle chiese. Ogni magistratura c aveva, c aveva le proprie urne, i propri tamburi. E se uno voleva denunciare una persona di un reato, scriveva qualcosa, faceva la tamburata cioè non suonava il tamburo scriveva qualcosa, una denuncia e la buttava nel tamburo che se uno veniva denunciato per immoralità nel tamburo degli otto dell'onestà e naturalmente su di lui si indagava poi se la lettera era firmata, era considerata anche una prova se era anonima, no però era sempre oggetto di indagine e di Inchiesta: le prostitute potevano redimersi, ogni anno c'era una messa per loro in Santa Maria del Fiore nella cattedrale e potevano redimersi, però redim era un po' che redente perché, che fine facevano? Andavano a finire in un convento che era il convento di. Santa Elisabetta in via del Campuccio, dove erano officiate a questa maniera e facevano la fame perché, naturalmente, non aveva proprietà il convento, sicché la loro sopravvivenza era dettata unicamente. Da quelle che potevano essere eh, le elargizioni, le elemosine private, che facevano veramente una vita di stenti. Tant'è vero che a ciascuna di loro poi viene consentito di tenere almeno tre galline, proprio per vedere se potevano in un certo qual senso sopravvivere, è ovvio che fossero poche quelle che pensavano di lasciare praticamente la professione. Andiamo avanti. percorso via Calzaioli ci si trova di fronte d'angolo proprio a una loggettina, la loggia del Bigallo. Che cos'era la loggia del eh, Bigallo? La loggia del Bigallo era mh, una loggetta, eh, un palazzetto in pratica, dove eh, aveva sede una confraternita molto antica, che aveva per simbolo due galli, per questo veniva chiamata del bigallo, e aveva la funzione di accudire ai bambini abbandonati, agli infanti abbandonati, che era una cosa comunissima nel Medioevo, ma anche nel Rinascimento fino a tempi abbastanza recenti. Venivano abbandonati e dunque venivano praticamente da questa confraternita presi, allevati, mantenuti, eccetera, eccetera. E sopra c'è un affresco molto rovinato che ricorda praticamente un evento. Qui c'è la presenza del diavolo. Vedete la folla? Sopra la folla c'è un cavallo, un cavallo nero. No? Eccolo lì quel cavallo nero. Quel cavallo nero è il diavolo. A cosa si riferisce? si riferisce a un episodio che sarebbe accaduto nel 1244. Nel 1244 va, venne mandato un predicatore, San Pietro da Verona, diventato poi San Pietro Martire, che era espertissimo nella predicazione contro l'eresia. Perché Firenze allora era piena di eretici, che venivano chiamati patarini, in realtà erano catari e, e prosperavano perché erano appoggiati dal partito ghibellino, non perché il partito ghibellino avesse. Delle particolari aspirazioni spirituali e religiose, ma siccome erano nemici della Chiesa, contestavano la Chiesa in un certo qual senso, gli andavano bene. Allora, San Pietro Martire, che aveva già fatto esperienza in questo campo, perché ricordiamoci: le zone di massima espansione del catarismo fu l'Italia settentrionale, la Chiesa di Lombardia, e poi alla fine l'ultimo grande punto di concentrazione ereticale fu il lago di Garda, Sirmione furono lì l'ultima grande chiesa catara con il processo e il rogo che fu fatto a Verona, una vera e propria crociata contro quel gruppo cataro, San Pietro viene a praticare a Firenze. Naturalmente e siccome era bravo come predicatore, faceva proseliti e tanti lasciavano l'eresia e il diavolo non gli andava bene. Allora, mentre lui predicava, lui eh, si trasformò in un grande cavallo nero. Il cavallo è un simbolo eh, demoniaco. Ricordatevi Carducci, no? Teodorico da Verona, ma la bestia è questa mia, ma il cavallo mi toccò. Sulla Vergine Maria sa quando io ritornerò, no? È tipico. Allora cosa fa? Si trasforma in questo stallone enorme e sprona contro la folla impaurita, che rimane paralizzata. Ma a quel momento interviene San Pietro Martire che si mette di fronte con il crocifisso e il cavallo è costretto a scavalcare la folla senza uccidere nessuno. Ecco, eh, è una storia praticamente eh, fiorentina che si riporta al demonio, ma il demonio in questa zona è abbastanza presente. Andiamo avanti. Ricordate che il chiaro, il, la luce, attira sempre anche le tenebre. Santa Maria del Fiore, la cattedrale di Firenze, costruita a partire dal 1296 sulle fondamenta della precedente. Cattedrale che si chiamava santa uh, reparata. Naturalmente fu costruita da tantissimo tempo. La cupola fu voltata dal Brunelleschi fra il 1420 e il 1436. La cupola più pesante che esista perché è stato calcolato che pesi 37.000 tonnellate. Quella di San Pietro ne peserebbe 12.000 parecchio meno perché i muri. E portanti sono di diverso uh, spessore la facciata è recentissima è dell'ottocento è dovuta Emilio Fabris del 1887 eh, niente di, di particolare sulla facciata che fu fatta dopo tantissimo tempo, quasi tutte le chiese eh, fino all'ottocento avevano, avevano la facciata rustica perché non c'erano non c'erano non soldi per terminarla l'unica è Santa Maria Novella che viene terminata con la facciata progettata da Leon Battista Alberti andiamo avanti, giriamo intorno alla, alla chiesa ecco il campanile di Giosto vediamo sulla nostra sinistra il bel San Giovanni eh, che è un, un luogo dove ci sono delle simbologie esoteriche notevolissima ma lì bisognerebbe fare un Spermiamo. bisognerebbe Spermiamo. <ride> è una cosa oltremodo complessa andiamo sì, avanti oggi guardiamo solamente piccole cose. è già eh, non dire che eh. fai finta di niente ecco. poi a un certo punto si trova questo sasso che non si sa che cosa stia a fare il sasso di Dante leggenda anche questa perché si racconta che durante l'estate, l'estate a Firenze è sempre stata caldissima e non c'erano gli impianti di condizionamento. Dante andava a frescheggiare in piazza, eh, praticamente quella che sarebbe diventata piazza del Duomo, dove c'erano già i lavori per l'edificazione della chiesa, ma era tutto smantellato perché lì c'era una certa circolazione di venti perché c'è l'incrocio di diverse strade, e, e questo sarebbe stato praticamente il suo, la sua poltrona. Un po' scomoda la sua sedia, un po' scomoda, e intorno a lui ogni tanto circolavano delle persone. Il personaggio era già abbastanza conosciuto e gli facevano delle domande e c'è una storiella abbastanza. Caratteristica che vuol mettere in luce la memoria incredibile di questo uomo, in effetti per aver scritto la Divina Commedia, insomma, eh, tutta in indecasillabi, doveva pensare in sillabi doveva avere una memoria notevole. Passa una, ser una, una sera un signore e gli chiese: eh, Cos'è la cosa più buona? E Dante gli risponde: L'uovo questo prende e va via. Un anno dopo circa questo ripassa e gli dice a Dante con che, e questo lo riconosce, eh, lo collega a un anno prima e gli risponde con il sale. Ecco, questa è un pochino eh, una delle tante leggende su Dante e questo sasso è una testimonianza fasulla dantesca che si trova in piazza del Duomo e tutti i turisti lo vanno a toccare, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ecco la cupola di Santa Maria del Fiore, questo capolavoro del Brunelleschi che ancora non è chiaro come abbia fatto a costruirla così grande, così imponente con le attrezzature dell'epoca. Sopra c'è la lanterna e sopra la lanterna c'è una grande palla. Vai avanti. Ecco la palla. Il globo crucigero si chiama. È, un, è dovuto al Verrocchio. Fu il Verrocchio che la fece, la sua, eh, la sua bottega. Questa sfera, che è di rame dorato... Ha ah, un diametro di due metri e mezzo. Ci senza dentro, eh? e c'è anche uno sportellino per mettere fuori la testa, volendo, che è enorme: presa circa due tonnellate e mezzo. Già metterla sopra fu un miracolo, però non si resero conto che questa palla. Era una tira fulmini micidiale. Tant'è vero, nella sua storia fu colpita eh, da una trentina di fulmini di ogni, di ogni, di ogni genere. No? Eh, andiamo, andiamo un po' in avanti e accadde una cosa. Nel 1492, siamo nel 1492, un fulmine la colpisce. La palla non cade, viene fortemente lesionata, però rimane lì, ma parte della lanterna precipita. Eh, precipita dalla parte di una strada importantissima che si chiama Via Cabur, allora si chiamava Via Larga e all'inizio di Via Larga c'era il Palazzo Medici, che ora si chiama Palazzo Medici Riccardi. Il Palazzo Medici Riccardi, nella primavera del 1492, nell'aprile, si trovava Lorenzo il Magnifico, malatissimo, in fin di vita. Quando Lorenzo si sveglia la mattina e sa del temporale del fulmine, chiede da che parte è precipitata la lanterna. Le viene detto, da, da questa parte, dalla parte di mia larga. E lui rispose: allora io mi muoio, no? Io oh, muoio, sparisco. Difatti, dopo tre giorni, Lorenzo se ne andò. Eh, va detto che sempre secondo una leggenda Lorenzo, il grande temporale con i fulmini che colpì la palla, fosse dovuto a un diavolo perché Lorenzo aveva un anello magico e sotto il, il castone dell'anello, nel castone dell'anello sotto la pietra, vi era un diavolo e lui prima di andarsene liberò il diavolo e il diavolo gli era stato 30 anni prigioniero dentro un anello si scatenò era contento no e scatenò questo putiferio che colpì praticamente anche la palla sull'alendo magico di Lorenzo ci sono tante leggende è abbastanza interessante nel 1601 la palla precipita a terra. Altro fulmine casca per terra, si schianta per terra, si lesiona fortemente e in piazza del duomo dalla parte absidale è stata messa questa lapide bianca per indicare dove si schiantò la palla. La palla fu restaurata e rimessa al suo posto. Questa volta, questa volta eh, si cercò anche di proteggerla dai fulmini che erano dovuti ai diavoli. Come non con il parafulmine, perché ancora Beniamino Franklin non era venuto al mondo, ma con delle reliquie. In effetti, la palla fu colpita altre volte da fulmini, ma non precipitò mai più. Ora c'è il parafulmine e siamo a posto. Andiamo avanti. Sì, scusami, c'è solo un commento in chat di Daniela che dice attira i fulmini perché forse era uno strumento per prendere l'energia dall'etere. E quello. Eh sì, poteva anche prendere le leggi lettere, però cascava per terra, si lesionava tutte, tutte, tutte le volte. Allora, se noi si continua a girare intorno alla cattedrale, arrivando eh, dal lato che va su via dei Serbi e via Ricasoli, troviamo questo, questo strano gargoyle che viene comunemente chiamato dai fiorentini il Boccalone, perché il Boccalone lo si vede, è evidente, c'è una bocca larghissima, eccetera. E anche su questo c'è una strana leggenda. In effetti, come tutti i gargoyle, serviva da sgocciolatoio in origine. Qual è la leggenda? Che questo fosse in origine un troll, un troll che abitava negli anfratti di Santa Maria Novella e che agiva la notte. Come agiva? Agiva offendendo e prendendo in giro i, i passanti notturni che probabilmente erano stati a giocare da qualche parte in qualche osteria e tornavano a casa e lui li offendeva continuamente dicendo che mentre loro erano andati a giocare erano le loro mogli si erano divertite con qualche fornaio di turno e che dunque erano pieni di corna. Sembra che alla fine un giovane che non era tanto abbinassato abbia cominciato a discutere con lui offendendosi eh, a vicenda, cosa arte molto diffusa a Firenze fino a quando sarebbe spuntata l'alba il, il buon troll era sempre all'aperto e naturalmente i raggi del sole lo avrebbero pietrificato io mi sono dimenticato di mandarvi un'altra immagine molto carina anche quella poco dopo questo gargoyle ve ne un altro che è una testa di bovino con le corna eccetera una testa di bovino nessuno sa perché uno abbia messo su una cattedrale in quel punto una festa di bovino. E ci sono naturalmente due spiegazioni. La prima spiegazione è simile a questa, cioè eh, il capromastro, se li intendeva con la moglie di un bottegaio che aveva il negozio, la bottega proprio di fronte a questo punto della cattedrale eh, la persona tradita se ne sarebbe accorto e avrebbe denunciato il capomastro all'autorità, il quale avrebbe passato qualche guaio. Per vendicarsi lui avrebbe fatto mettere questa testa di bovino di fronte al suo negozio, ricordandogli così che lui era cornuto e che sarebbe stato rimasto cornuto per tutta la vita. E è un'altra teoria molto più molto più scientifica e molto più ragionata che si dice che sia un omaggio alle tante bestie da Soma che avrebbero portato cariche e carichi di pietre eh, di materiale da costruzione per l'erigenda cattedrale eh, i cui lavori non finivano praticamente mai anche questa comunque è un'ipotesi che torna poco, insomma, il discorso della festa bovina eh, rimane sempre e comunque un mistero. Ecco, questo è praticamente eh, la facciata di Santa Maria. Eh, di Santa Maria del Fiore ed è un luogo che un tempo era di frescheggio perché, come vi ho detto prima c'era un continuo scambio di venti sicché in un'estate soffocante eh, la sera uno andava a prendere un po' di refrigerio in questo posto come mai veniva spiegato eh, la presenza di, 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 di questo vento perché secondo una leggenda una tradizione il diavolo si dava appuntamento in questo punto con i venti per fare due chiacchiere, per raccontarsi a vicenda le cose del mondo. Il diavolo era un gran girellone, i venti lo stesso erano un po' ovunque e avevano di storie da raccontarsela. Andiamo avanti. Questo è il bel San Giovanni, il battistero, questa, che fu anche cattedrale per un certo periodo di Firenze, mentre veniva costruita Santa Maria eh, del fiore, eh, chiesa romanica che secondo la leggenda fu costruita sulle rovine del tempio di Marte, eh, chiesa eh, come tutti i battisteri ottagonale perché il numero 8 e l'ottagono ha una simbologia del tutto particolare dove all'interno era segregato lo zodiaco sul pavimento e l'inferno invece sulla cupola sì è una chiesa veramente particolare battistero da sempre tutti venivano fiorentini venivano battezzati dentro questa chiesa eh, da Dante fino al sottoscritto anch'io sono stato eh, battezzato al Battistero, non sono vissuto insieme a Dante, non sono solo un contemporaneo. Ma quasi ci manca. Andiamo avanti: eccoci, questa strana colonna ricorda un evento particolare, è il cosiddetto albero di San Zanopi. Sanzanovi è uno dei principali santi fiorentini, no? uno dei santi che importò il cristianesimo a Firenze, vissuto morto nel 429. Il santo protettore di Firenze è San Giovanni Battista. Però Sanzanovi è un eh, santo mh, molto venerato a Firenze e dintorni, è il santo protettore di Scandicci, fra l'altro, è proprio nei sobborghi della città. Allora, perché c'è questa colonna? Perché eh, quando eh, Sanzanovi morì fu sepolto in San Lorenzo. Chiesa periferica, San Lorenzo c'è ancora, celebre per le cappelle medice, grande costruzione di Brunelleschi, esempio assoluto del primo Rinascimento, tutto quello che volete, allora è una chiesetta molto, molto piccola, si decise di portarlo in Santa riparata nella cattedrale, soltanto che è arrivato vicino alla, alla cattedrale e praticamente il corteo si trovò da forze occulte immobilizzato veramente immobilizzato non riuscivano ad andare avanti non riuscivano a capire perché probabilmente il santo aveva idee diverse vale a capire sì. i santi intervenne poi l'arcivescovo con preghiere simili e il corteo si mosse muovendosi il feretro colpì un olmo eravamo in pieno inverno che immediatamente Fiorì e immediatamente si ricoprì di foglie. Un grande miracolo. Allora l'olmo sparì subito perché tutti saltarono sull'olmo per staccare un pezzettino di, di olmo per avere la reliquia da portare a casa. Sicché l'olmo sparì dove c'era l'olmo, si mise una colonna. Una colonna che nel 1333, dove ci fu una terribile alluvione dell'Arno. L'Arno ogni tanto ha fatto sempre il pazzo, non solo nel 1966. Portò via la colonna, se ne ne fece una nuova. E su questa colonna c'è appunto raffigurato in bronzo, messo in bronzo, la figurina dell'olmo originario. Siamo quasi arrivati alla fine del nostro percorso. Proseguiamo per via Cerretani, via Panzani. Questa strada che porta verso Piazza della Stazione. E a un certo punto ci soffermiamo di fronte a una chiesa Santa Maria Maggiore. Santa Maria Maggiore è una delle chiese più vecchie di Firenze. Si parla e sia stata edificata addirittura nel 931, dunque chiesa antichissima, però tenete ben presente. Che la chiesa attuale non è quella del 1931, è stata rifatta numerose volte. L'ultima volta fu rifatta dal Silvani e siamo nel 1600, che ha forme seicentesche, ma forme originarie. C'è però una strana caratteristica sulla fiancata della chiesa. Vai avanti, e così siamo arrivati in fondo. Sul bugnato della parete. C'è questa testina. E su questa testina fioriscono infinite leggende. Una di queste leggende dice che questa testina sia l'immagine di Berta. Chi era Berta? Berta era una eh, erbivendola che veniva nella città, dalla campagna a vendere gli ortaggi in pratica, no? Però c'era un problema che delle volte calava la sera loro non si rendevano conto di che ore fosse perché non avevano l'orologio, no? E allora facevano tardi E quando dovevano uscire dalla città dovevano le porte chiuse. Allora lei donò alla chiesa una campana apposita per avvertire quando le porte della città stavano chiuse, leggenda anche perché le porte in tempo di pace va bene erano quasi sempre in guerra ma in tempo di pace le porte venivano chiuse ma le pusterle che erano quelle porticine accanto piccoline e servivano per, eh, per far passare praticamente i, i pedoni quelle potevano essere aperte perché il, la guardia c'era sempre sicché... questa è una leggenda però ce n'è una ancora più interessante, ancora più avvincente che eh, fa risalire questa testina al 1327. Al 1300, nel 1327 fu condannato a morte per luogo Cecco Dascoli. Cecco Dascoli, uno dei più famosi astrologi del 300 del Medioevo, famosissimo. Era stato anche professore all'Università di Astrologia, ricordatevi che l'astrologia era allora considerata una scienza a tutti gli effetti, medico e astrologo famosissimo, un po' nell'occhio da tempo dell'Inquisizione, proprio per le sue teorie astrologiche dicevano che tutto era scritto nelle stelle, anche, anche praticamente il sacrificio del Cristo era stato previsto dalle costellazioni, cosa che non andava assolutamente bene arrivò a Firenze a seguito di Carlo di Calabria, come medico di Carlo di Calabria, però Carlo di Calabria se ne andò, lui rimase a Firenze senza più il suo protettore e alla fine nel, eh, nel, eh, nell'aprile del 1327 viene condannato a morte per eresia. Naturalmente fu preso e fu portato verso il Fratello delle delizie, chiamato così in senso ironico, oppure il paretaio di nemi, era il luogo dove venivano effettuate la maggior parte delle condanne a morte. Si trovava fuori della porta alla giustizia, praticamente vicino al Greto dell'Arno, dove c'era il palco con le forche, perché l'impiccagione era. La, la pena capitale ordinaria, ma dove vi era anche il ceppo del boia. Le persone più importanti venivano decapitate, però in bargello al chiuso, fuori dalla folla eh, feroce e curiosa. La maggior parte per i delitti, diciamo, comuni, le esecuzioni venivano eh, portate lì. E prima. Il, eh, il condannato a morte eh, gli veniva fatto fare un carosello nella, nella città così tutti lo schernivano gli sputavano addosso lo offendevano eccetera 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 a un certo punto cecco d'ascoli passa di fronte a santa maria maggiore eh, a santa maria maggiore e chiede un po' d'acqua da bere il, uno dei bargelli, uno delle guardie, sta per darglielo, A un certo punto si affaccia un sarrestano alla finestra e, e gli dice: Non darglielo, non darglielo perché lui ha un patto col demonio. Se gli dai quell'acqua, riuscirà a, liberare, a, a liberarsi e dunque l'acqua non gli viene data. Cecco cioè, d'Ascoli, allora, in un certo senso, fece una malia nei confronti del sarrestano dicendogli: Tu rimarrai per sempre lì. E il Sarestano si sarebbe pietrificato. Cioè, Codascoli continuò il suo viaggio verso il Rogo e si racconta che era tranquillo, giurivo, perché il diavolo gli aveva raccontato che lui sarebbe morto in un campo di fiori e in Africa. E dunque si trovava a Firenze, la fine era un non era arrivato il suo giorno. Era così convinto che a un certo punto lo legano sul palco, li mettono le fascine sotto e cominciano per, stanno lì per dare fuoco alle fascine. Allora gli viene un dubbio e gli chiede, scusa ma eh, vedo un fiumicello e si butta nell'arco. Ma come si chiama quel fiume? E gli viene risposto, si chiama Africo. Allora lui si rende conto di tutto, che era arrivato il suo momento, perché intorno c'erano campi di fiori, Fiorenza viene da da Fiore appunto e quel fiumicello si amava e quel posto erano le rive dell'Africa. Dunque era venuto il suo momento, tant'è vero disse al Boia di fare presto il diavolo lo aveva preso in giro. In realtà la Berta e Cecco Dascoli non c'entra niente perché questa è una testina romanica che come eh, pezzo di risulta per abbellire questa, mh, que questa parete estremamente spoglia venne appiccicata qui ma non c'entra niente però il, la vox popolare eh, ha voluto dargli una spiegazione molto più interessante, molto più avvincente, appunto quella dell'Evrebi Vendola o quella dell'astrologo Mago. E con questo il nostro giretto per Firenze è terminato. Noi votiamo assolutamente per la Berta, vero Carolina? Sì, eh, sì. voto per la Berta, assolutamente. La risata è ma noi abbiamo una papera che si chiama Berta. Quindi... Okay. E quindi. che tra l'altro avrebbe fatto la veci della campana egregiamente. <ride> Assolutamente, quindi non possiamo che parteggiare. Ascolta, innanzitutto, grazie per il momento ah. per tutto quello che ci hai detto su Firenze, che ovviamente sono particolari, interessantissimi e che ce la fanno veramente amare ancora di più. E quindi, insomma, al prossimo giro si, si dovrà notare un, un sacco di cose che non abbiamo ancora notato. E poi io ti ho messo qualche piccola slide occulta, ma in realtà è solo un argomento, perché anche se lo ritratteremo volenterissimo, lo sai che sei già appunto invitato, c'è questo particolare che ci lega a una nostra prossima puntata eh, sull'Austria, nel senso che a noi piace fare i paragoni, e in questo caso il paragone mi sembra abbastanza evidente. Allora, su questa particolare formella, diciamo, della porta del paradiso, c'è questa raffigurazione che chiaramente conoscerai benissimo, di questa piramide. E eh, ora io ti metto il disegno ancora ecco, forse ancora più chiaro e più stilizzato, eh, più però insomma si, si vede meglio. Per capire, insomma, questa piramide, queste persone che in questo caso escono dalla piramide, giusto? <ride> Luigi. Sì, sì. Che cosa appunto. Allora, eh, questa piramide è un richiamo biblico, no? Eh, cioè, le piramidi erano considerate i granai di Giuseppe, famoso Giuseppe che va praticamente in Egitto, anzi, non va in Egitto, viene venduto dai fratelli e prima pensano di farlo fuori, no? Poi ci riflettono e dice: Ma perché farlo fuori? Vendiamolo come schiavo. Si guadagna qualche cosa e i fratelli amorevoli lo vendono come schiavo. Lui va a finire in Egitto. Ma è famoso per interpretare i sogni e interpreta i sogni del faraone, le famose vacche grasse, le vacche magre. E gli dice: Guarda, il discorso è questo: che ci sarà una grande carestia fra qualche tempo, sicché. E metti da parte tanto grano perché prima o poi verrà il momento delle vacche magre e il faraone segue il suo consiglio riesce così a evitare i danni della carestia e le piramidi erano considerate i granai del faraone dell'esistenza delle piramidi lo sapevano tutti, eh, erano celebri. Eh, questo sicuramente, naturalmente, le interpretavano, non sapevano cosa fossero di preciso. Inoltre, la forma piramidale è sempre stata oltremodo attrattiva perché ricorda, in un certo qual senso, un archetipo religioso, la montagna sacra, no? che mh, è abbastanza comune e diffusa. Ricordatevi la piramide di Roma, quella della tomba di Cecilia Metella. Eh, ricordiamoci che una piramide c'è anche a Firenze, perché se voi andate alle cascine, trovate una piramide che eh, fu costruita durante dai Granduchi con la funzione di essere la ghiacciaia granducale, praticamente lì veniva tenuto il ghiaccio per l'estate, no? Però Percorso esoterico, anche quello delle, delle cascine, abbastanza affascinante. Questo rappresenta dunque eh, quel, eh, quell'aspetto eh, folclorico e attrattivo, eh, richiamato all'antichità. All e in questo periodo irnerico, anche se volete, perché vedete, ci sono a giro tutte le bestie feroci. Eh sì. No? Perché era il momento in cui l'agnello e il leone o il lupo eh, andavano tranquillamente insieme, vedete c'è il bovino, c'è il leone, insomma c'è un elefante, c'è il cervo, cioè eh, e questo era però riportato in, eh, in aria. Cristiana è il momento d'oro aureo di Saturno, i tempi andati, ma la tempora currunt da sempre. I tempi che si vivono sono i peggiori di tutti. Quelli precedenti erano i migliori, no? Questa è una caratteristica dell'uomo, eh sì. ma su questa porta del paradiso e sulle porte di Santa Maria del Fiore anche sulle porte bronzie ci sarebbero tante cose da dire c'è una formella bellissima dove c'è un giovane un giovane dell'Ottocento perché le porte furono eh, furono eh, costruite nell'Ottocento un giovane che è strozzato da un serpente è un serpente intorno al collo e lo strozza e qual, qual è quella formella cosa rappresenta cassioli uno degli artisti che lavorò a quella porta ed è il suo autoritratto e lui si, si, si raffigura strozzato da un serpente per significare la cattiva condizione in cui vivevano gli artisti che fra l'altro su committenza erano sempre, erano sempre strozzati perché dovevano lavorare tanto e guadagnare poco. No, eh, eh, gli artisti spesso e volentieri, perché pochi eh, di solito facevano vitagramma. sicché que Su queste formelle, su quelle delle porte del Battistero, su quelle anche di, di Santa Maria del Fiore, potremo fare. Torneremo. Esatto, ti ringrazio. Ti ringrazio. ringrazio mio per mio Paragone per, per poi la puntata su, sull'Austria. Allora, intanto io eh, metto eh, subito la, il tuo libro, eccolo qui su Firenze. però io vedo una domanda, intanto anche in chat, eh, della Claudia, che dice: interessantissima in tutte le tappe di questo percorso. Una domanda: dove si trovavano le commende templari? Eh, cosa ne pensi dell'ipotesi che Dante fosse cataro come nel libro di Maria Soresina Presidente allora, dunque diciamo due cose i templari a Firenze arrivano tardi, molto tardi perché per due motivi prima di tutto Firenze non era su un asse viario importante non era sulla Francigena di fatti le grandi eh, commende i grandi eh, eh, i luoghi templari eh, si trovano a Siena, eh, si trovano a Lucca, eh, si trovano a San Gimignano dove c'è un Saiacopo non si trovano a Firenze perché Firenze era decentrato. Poi Firenze non amava i templari perché i templari facevano concorrenza. Firenze era una città di finanzieri, di banchieri e anche i, i, i templari facevano quel lavoro lì, sicché era mettersi il nemico in casa, non li vedevano tanto di buon occhio. I templari alla fine riescono a, eh, a mettere le radici a Firenze in un luogo periferico dove ora c'è Santa Roce, anzi, accanto a Santa Roce, dove c'è la cappella dei pazzi, no? Ecco, riuscirono a radicarsi lì una piccola chiesa e una piccola podesteria. Dopodiché si spostarono in un'altra chiesa che era vicino a una porta, perché quello di Santa Croce era una zona fuori dalle mura, una zona industriale, una zona eh, di commercio dove arrivavano i battelli fluviali, l'acqua nell'aria ce n'era molto di più, e scaricavano la merce, eccetera, dove c'erano concerie, e la mettono vicino a una porta dove entravano praticamente i pellegrini. Saiacopo Jacopo in Campo Corbellini, che è una bellissima chiesetta eh, tipicamente trecentesca con un porticato e quella chiesa che appartenne per tantissimo tempo all'ordine eh, ospedaliero, probabilmente in origine era templare. Poi naturalmente, eh, soppresso l'ordine, fu tolto ai templari e fu data... Agli ospedalieri. Firenze praticamente è celebre soprattutto per il processo, che, è il processo che si svolse in Toscana, e, e dove i templari ven vennero condannati sempre per le stesse cose: per blasfemia, per eresia, per sodomia, eccetera, eccetera. Eh, il processo si svolse nella chiesa di Sant'Egidio. Esiste ancora la cappella che è vicino al vecchio ospedale di Santa Maria eh, Nuova, eh, anche se completamente rifatto, e del 600, non c'entra niente con quello originario, però fu tenuto lì, i templari furono tutti condannati, non si sa a cosa furono condannati, però sicuramente non a rogo, perché non c'è notizia di rogo, con tutta probabilmente furono condannati a... Eh, pene detentive o qualcosa di simile anche perché alcuni dei condannati si ritrovano dopo qualche anno, bibi e vegeti in taluni parti della Toscana un, fu, un processo che finì in modo cruento no? eh, la presenza templare in Toscana Lungo la Francigena è ben eh, testimoniata eh, nei luoghi, come vi ho detto, e altri luoghi ancora più che altro lungo il percorso della, de, di questa arteria fondamentale del Medioevo, che fu eh, la Francigena. Bisogna stare attenti, come spesso si fa, a non confondere, a non confondere la roce patente templare con altri croci patenti. Perché erano molto diffuse le croci patenti, le croce ingrossate. Per, ricordo che una volta ero a Massa Marittima, bellissimo posto della Toscana anche quello, e un'amica mi mostrò una croce. Guarda una croce mh, templare. Non era una roccia templare, era una roccia pisana, perché anche Fissa a questa roce. ha questa roccia, poi c'è una roccia fiorita perché ha le palle, eccetera, però era una roccia potente anche quella, sicché sì era molto molto comune come oggetto. Ora noi si tende a vedere templari dappertutto, anche dove non c'erano, no? Comunque c'erano in Toscana e erano abbastanza, abbastanza diffusi. Bene noi, bene, noi ti ringraziamo, ho rimesso appunto la copertina del tuo libro Firenze dei misteri, storie, leggende, curiosità e segreti all'ombra del cupolone, da cui attingeremo sicuramente tante altre ehm, puntate. Ora, io non so se Carolina mi sta sentendo in questo momento. No, è proprio scomparsa, quindi a questo punto non so come fare per darle la linea, perché in questo momento ci dovrebbe essere, ci dovrebbe essere il suo, la sua rubrica eh, finale. E nulla, io a questo punto, ehm, se non ci sono altre domande in chat e non vuoi aggiungere altro. Diamo solo un minuto alla Carolina perché avrebbe dovuto fare proprio la rubrica. Ma in questo momento si vede che ha qualche problema di connessione. E... Niente, eh sì, sì no, non, non, non la vedo rientrare. Mm. Eh, su, su Firenze ci sono tante cose. Ora, Firenze non è una città particolarmente esoterica, no? Perché è una città che ha avuto, fra l'altro, un grande impatto da parte del uh, Rinascimento e dunque il Rinascimento ha un settore esoterico non indifferente. Basti pensare a tutto il neoplatonismo di quel periodo. Uh, Botticelli, che dipingeva su commissione, è un pittore che riporta tantissimi elementi di quella cultura, sicché sì ha tanto da quel punto di vista lì come città, però ha anche un retroterra eh, un retroterra razionalista notevole, diciamo. Ad esempio, in Toscana e soprattutto nel Granducato di Toscana vi furono pochi processi, per Maria, perché molti non ci credevano assolutamente a cominciare dal a cominciare dal, eh, anche dalla Chiesa. A un certo punto c'è un'inchiesta del eh, cardinale Mellini. Siamo alla fine del Cinquecento sulla presenza delle streghe in Toscana. E questo dopo aver fatto un'attenta ricognizione in tutta la regione: dice, Guardate, ma le streghe ce ne sono poche, pochissime. La maggior parte sono donne fuori di testa, vecchie che hanno perso il cervello. Ma streghe in realtà ce ne sono poche. Di fatto, i roghi per strogoneria sono legati a pochi, nell'ordine di 20-30, non di più, che sono molto pochi. Alcuni ci sono a Lucca, ma Lucca non faceva parte del Granducato di Toscana, che è una città eh, diciamo che eh, ha un particolare tipo di esoterismo, ma non ha uno esoterismo occultista. In, non è paragonabile da questo punto di vista qui a Torino o altre città che hanno un cuore esoterico notevole, come Roma e come Napoli, sono città che hanno il sottosuolo vuoto e già quello influisce particolarmente. Hanno una storia lunghissima, Roma lo conoscete, Napoli lo stesso, ha una fondazione greca, eccetera, e dunque hanno una tradizione. Molto più profonda e molto più radicata. Firenze ha una, diciamo, cultura esoterica molto raffinata, molto d'elite, eh, legata di, da particolari momenti. Poi, naturalmente, avendo una storia lunghissima, una storia molto complicata, ha delle curiosità storiche incredibili. Esiste una una Firenze dei complotti, una Firenze eh, noir dove avvengono eventi veramente incredibili eh, di un sanguinoso, difficilmente anche raccontabile. È, è la città dell'Advato, la città. La città dei veleni, se si vuole, veri e presunti. Ho parlato di Francesco de Medici. Ancora oggi si discute se Francesco de Medici sia stato avvelenato dal fratello Ferdinando, che poi prese il suo turno. Sono stati fatti esami su uh, quello che è rimasto del corpo, uh, si è detto che è stato avvelenato dal. Eh, sicuramente è stato avvelenato con l'arsenico, eccetera. Poi ci sono state altre smentite, altre università che hanno detto: No, eh, la presenza dell'arsenico del, 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 dell è naturale, eh, come spesso avviene in questi casi, poi tutto l'agonia che durò pochissimo, durò due giorni, di Francesco e della moglie Bianca Cappello non eh, rispondono ai sintomi di avvelenamento acuto per eh, Mercurio, propendono sul fatto che sia morto in effetti per malaria con questi accessi di febbre fortissima, però di discorsi da questo punto di vista c'erano moltissimi. Ricordatevi che Firenze era se vogliamo, una grande potenza eh, peninsulare, ma che non aveva esercito, cioè che eh, si avvaleva quasi esclusivamente su eserciti mercenari. Sicché doveva cercare di surrugare questa mancanza costituzionale con che cosa? Con la diplomazia e con l'intelligence. Eh, se leggete Machiavelli o Guicciardini ne avete subito un'idea e naturalmente, come ora esiste il killeraggio da parte dei servizi segreti, esisteva allora il killeraggio da parte dei servizi segreti di allora, no? Tant'è vero che si racconta che la. Prima Regina mi dice che andò in Francia a Caterina dei Medici. Cosa portò con sé? Portò il profumiere, ma che era anche un maestro avvelenatore, cioè lo portò con sé in Francia. Mezza leggenda e mezza verità. Ecco, chiaro, chiaro. Mezzo. Ma appunto, appunto ci torneremo. Allora, vedo che la Carolina è pronta, quindi io ti chiedo di stare con noi fino ai saluti sì. finali. Ti metto un attimo in oscuramento, perché le diamo il suo spazio per la biblioteca di Alice. Grazie, Luigi. Grazie. Sì. Benvenuti nella biblioteca di Alice, vi chiedo scusa, probabilmente il nostro eh, impianto elettrico ha deciso di mettersi nei panni della sfera che c'era sopra la chiesa e ha deciso di detonare, quindi scusate eh, tutti questi disguidi. Oggi vi voglio parlare di due libri molto diversi tra di loro, molto accattivanti e incomincerei da quello decisamente più leggero, così andiamo un attimo verso altri argomenti, per poi tornare dalle parti di cose più ben più piccole. Il primo è Un mondo di donne, 300 ritratti celebri. L'autore è oh, scusate a cura di Louise Pusch e Susan Gretter, introduzione di Natalia Aspesi e questo libro costa 21 euro. Ci sono chiaramente, eh, come vedete anche dalla copertina Malleanditri, ci sono tantissime donne. Quindi ci sono pittrici, musiciste, eh, donne come la Montessori, filosofe. E oggi mh, voglio presentarvi invece una donna che è stata un personaggio forse un po' dimenticato, però molto importante perché ha incominciato la tradizione dei viaggi per quanto riguarda chiaramente non i viaggi fatti col marito, figli, famiglia, ma i viaggi in solitaria. Questa donna si chiama Ida Pfeiffer, siamo a Vienna. E lei incomincia eh, sin da bambina a mostrare un'indole ribelle, non vuole vestire abiti femminili, non le interessa assolutamente quella che era un po' l'educazione delle signorine di buona famiglia dell'epoca, la fanno sposare per metterla da qualche parte, quest'anima ribelle, con un uomo più grande di lei se non era un avvocato di 24 anni. Questa donna quando i figli diventano grandi dice sapete che c'è, adesso siete tutti sistemati, io parto. E parte, ma non va a fare un giro, non so, in Europa o va a trovare qualche parente. No, no, lei prende e va addirittura in Egitto, Brasile, Cina. India, quindi posti che già adesso sono difficili da raggiungere perché, comunque, c'è la lontananza, ci sono le lingue diverse, la cultura diversa. Lei viaggia da sola, fa ehm, tesoro delle sue esperienze scrivendo 13 diari che all'epoca diventano dei best seller. Ma viaggia come? Perché, poi, non era una donna particolarmente abbiente, nonostante fosse di buona famiglia, aveva fatto un matrimonio in teoria anche positivamente. Eh, diciamo dal lato economico, eh, come posizione che avrebbe potuto metterla in una, eh, come dire, una certa disponibilità, però tutto questo invece si era eh, risolto in maniera negativa. Probabilmente quest'uomo aveva debiti, insomma, avevano avuto dei rovesci finanziari, ma lei questa cosa non, non la tocca minimamente. Viaggia eh, a dorso di mulo, cammello, elefante. Quindi mezzi insomma, un po' scomodi, e addirittura arriva fino alla giungla di Sumatra, molto incuriosita dalla presenza di una, una tribù che possiamo definire di cannibali. Lei non si fa assolutamente spaventare da questo, va e cerca di capire anche le origini di tutti questi popoli, la cultura, eh, viaggia mh, con loro, viaggia, si sposta anche eh, in tappe con eh, carovane di, di altri viaggiatori. E riesce sempre senza avere nessuno vicino, poi avrà fatto magari eh, comunella con qualche gruppo, però ecco lei è sempre stata da sola, quindi non, non ha avuto certamente la possibilità di appoggiarsi a un suo team. E gode di tutte queste grandi esperienze facendo leva solamente su se stessa, sui suoi mezzi, sulla sua grandissima capacità di adattamento. Muore appena ritornata a Vienna, dopo un terribile viaggio di ritorno dal Madagascar, che la provo moltissimo. Teniamo presente che comunque questa donna non aveva fatto una vita semplice, aveva comunque viaggiato in condizioni disagevoli e in povertà, per cui avrà sicuramente rinunciato a tante cose. È molto bella questa figura perché è la figura di una donna che va contro i, i ruoli imposti per la sua epoca, eh, molto coraggiosa perché sinceramente anche adesso, insomma, fare certi viaggi da soli non deve essere proprio molto rilassante e io penso che sia una figura che con il nostro canale ha una certa attinenza perché comunque riguarda il piacere della scoperta, il piacere eh, e la curiosità, e il piacere anche di mettersi alla prova e soprattutto, questo a me è piaciuto molto di questa donna: il fatto che lei avesse sia seguito la sua passione, che già questo è onorevole, e poi lei ha seguito una sua indagine. Personale, voglio scoprire questo che mi porta a questo, che mi porta a questo, e quindi ho voluto presentarvela. Ci sono, ripeto, tantissimi ritratti interessanti, magari qualche altra persona ho già visto che potrebbe essere inserita in alcuni dei nostri video. Se poi siete interessati a qualche personalità particolare, non fate che dirvelo. E adesso passiamo a qualcosa di ben più sostanzioso, ovvero il Kibalion, filosofia ermetica. Acquisto freschissimo di, mi sembra 7 euro, una cifra così, 7-10, comunque insomma è un libro anche piccolino, però non fatevi ingannare perché è piccolo ma denso. Qui eh, io sono costretta a fare, come quando ho eh, tra le mani i libri di questa portata, un riassunto non tanto sul contenuto quanto sullo spirito del libro, sull'anima del libro, perché i contenuti sono eh, immensi. Il libro può essere considerato um, un sigillo della saggezza, della filosofia ermetica. Cos'è la filosofia ermetica? La filosofia ermetica è una filosofia che dà una particolare importanza al lato spirituale e religioso dell'uomo, con una connotazione eh, molto moderna per, per l'epoca. Ecco. E oltretutto eh, c'è un richiamo molto interessante per quanto riguarda anche l'Antico Egitto. Perché parte tutto, secondo questo Kibalion, da Ermete Trismegisto, che noi sappiamo avere comunque la sua ehm, provenienza dall'Egitto. E quindi, secondo eh, questo, eh, questo assetto di questa filosofia, tutto deriva dalla sapienza dell'Egitto, soprattutto il fatto che per loro. La natura e l'uomo eh, non fossero soltanto ehm, una dualità con gli animali e tutti gli altri chiaramente elementi della terra che vivevano insieme, ma comprendesse anche tutto quello che noi non vediamo, ovvero i mondi sottili. E questo, se ci pensiamo, è coerente con la visione degli egizi, per quanto riguarda anche il dopo, quindi il loro culto dei morti e quant'altro. Io vorrei darvi una piccola infarinatura di alcuni dei precetti perché qui ci sono sette principi ermetici e mh, come dicevo prima assolutamente dovete leggerli voi dovete sentire che cosa vi risuona io poi non sono professoressa di filosofia quindi non ho nulla da aggiungere a una lettura personale però vorrei farvi riflettere su alcune cose perché da qui sicuramente molti di voi troveranno delle attinenze con qualcosa che già si è sentito dire, ci si è già trovati a che fare con questi argomenti. Adesso andiamo nello specifico. Una cosa da dire: eh, l'ermetismo cerca di riunire anche i frammenti mh, di tutte le dottrine dell'occulto. Andiamo coi principi. Tutto è mente, l'universo è mente. Questo precetto ci fa capire, sottolinea ancora una volta, che tutto quello che noi abbiamo nella nostra vita intorno a noi. Parte dalla mente, quindi sia la percezione delle cose che come noi possiamo influenzarle, come ci influenzano, è tutto lì, è tutto assolutamente contenuto in questa scatola magica che è la nostra mente. Come in alto, come in basso, e qui io ho avuto una delle rare folgorazioni, ovviamente, questa è un, una frase, un precetto che chi studia queste cose conosce benissimo, però. La cosa bella è che questo libro ne parla in maniera psicologica, ovvero che cos'è che ti porta in basso? So, facciamo un esempio, la paura, eh, il dolore. Prova a capovolgerlo e vedere cosa c'è in alto. Io ho detto, cavolo, qui Freud deve fare outing, e mi ero sbagliato tutto, <ride> con tutto il rispetto per ridere un po', perché effettivamente è una visione. Del, del mentale, ma anche dei problemi di tutto ciò che psicologicamente incide in un modo piuttosto che in un altro, a mio avviso veramente rivoluzionario. Cioè, se noi riusciamo a capire che cosa c'è a livello dello specchio, no? oltre allo specchio di Alice. Cosa ci rimanda? Se io sono il basso, sono l'alto, cosa c'è nello specchio? E noi abbiamo tirato giù il velo di tutto. E allora ieri sera ho cominciato a lambiccarmi su tutti i miei aspetti che non, che non condivido di me stessa e degli altri e devo dire che qualcosa è venuto fuori, quindi vi consiglio di dare un'occhiata da questo punto di vista a questo precetto. Tutto è in movimento e sembrerà banale perché, certo, tutto è movimento: l'energia non muore, si trasforma, ok. Però allora, noi dobbiamo capire a livello interiore, una volta per tutte, il concetto di impermanenza: tutto quello che è adesso non è più quello che è stato un secondo fa e non è quello che sarà tra un secondo. Scusate, Pierino c'è il mio cagnolino che sente l'odore del mangiare. È impermanente anche la bistecca. Tutto è causa e tutto effetto, e qui possiamo eh, riferirci anche un po' al discorso preso così del karma, quindi di tutto quello che noi facciamo che determina altre cose. Quindi, causa ed effetto, a volte sia le cause che gli effetti ci sono sconosciuti o tendono a sfuggirci, però, eh, questo concetto va a scardinare totalmente il concetto della fatalità e del destino perché se io faccio una cosa non posso dire sì, poi qualcuno ci penserà, eh, chi lo sa. No, quello che faccio magari non so cosa scaturirà da lì, perché posso non capirlo, posso esserne sorpresa, ma sicuramente qualcosa arriverà. Quindi attenzione a quello che facciamo nel bene e nel male. L'ultimo, anche questo molto molto interessante, la mente, diciamo, virgolettato alchemica, ovvero la trasmutazione della mente. Se noi riusciamo a cambiare la nostra mente, riusciamo a cambiare praticamente tutto, riusciamo a cambiare la nostra realtà e riusciamo a fare un lavoro alchemico veramente importante dentro di noi. Io, da persona che ama queste cose e mh, meditante, se si può dire così, eh, credo che mh, intanto si potrebbe cominciare a fare un piccolissimo esercizio che già questo aiuta, ovvero cercare di non agganciarsi quando arriva un pensiero. Esempio, arriva il pensiero che eh, devo fare delle cose che mi sono sgradite, va bene, sgancio il pensiero. Cominciamo a trasformare la nostra mente in quello che vogliamo. Comunque vi consiglio veramente di leggerlo, eh, è piccolo il libro quindi lo leggete in poco tempo, chiaramente sono concetti enormi, però già il fatto che siano condensati in poche pagine e spiegati molto bene, secondo me rende la lettura un po' più fruibile. Buona lettura a tutti! E grazie Carolina. Allora, facciamo rientrare il nostro Luigi. Lo mettiamo qua in mezzo perché abbiamo solo a questo punto a parte ringraziarlo ovviamente per essere stato con noi e per tornare. Queste 15.000 altre volte che abbiamo promesso. E ricordiamo che la settimana prossima avremo un'altra città interessante che è l'Aquila con la studiosa Maria Grazia Lopardi. E che dire, siamo pronti per brindare con le nostre pazzie la nostra mezza tazza di tè? Allora, a questa puntata Ah, è perché si è spostata la carolina. Va bene, va bene, allora diamo il tempo. Ci dobbiamo coordinare chiaramente. Quindi scegli se andare prima verso destra o verso sinistra. Scusate, io riesco sempre a fare il disturbatore. Come si chiamava Paolini? Quello che disturbava le sempre i video. Abbiamo le energie, lo so che ci. Così. Ci piovono contro. Va bene. Allora, Ce Luigi, <ride> te, Luigi. Vai. Eccolo qui. Ok, allora, quindi no. prima di qua, prima di qua, oh, oh. Sì, la di la qua e poi allora con la Carolina di là. Perfetto. <ride> quindi, grazie. Fare il... Grazie a voi, alla sana del, buon... del... del bianconiglio. <ride> grazie Luigi, alla prossima. Grazie, grazie mille. Buongiorno.